Bentornati amiche e amici del canale del Fumettaro Vetusto Channel. Qui è sempre il vostro affezionatissimo Fumettaro Vetusto che vi introduce a una velocissima pillola vetusta. Oggi appunto inerente è il primo numero del febbraio del 1993 di Bloodshot, personaggio di punta della Valiant. Ma andiamo, come ovviamente come al solito, a tirare fuori anche con difficoltà dalla maledettissima plastichetta questo spillato original americano. Allora, innanzitutto cosa c'è da dire? Che questo Bloodshot del 1993 vendette la modica somma di 1 milione di copie, per l'epoca non erano poche, e soprattutto era il primo albo a sperimentare la copertina cromata. Infatti, come si può ben vedere qui, quest'albo, nella bellissima variant cover di Barry Windsor Smith, grandissimo maestro, la vedeva questa copertina cromata che, come si può vedere, dava anche una certa rigidità alla stessa. Questo Bloodshot, che esordiva nel 1993, era pubblicato appunto dalla Valiant. Ma la Valiant cos'era? Era una casa editrice che era nata nel 1989 da delle manovre, diciamo, di mercato editoriali dell'allora uscente. Nell'87 era stato, diciamo, come dire, cacciato dalla Marvel, quindi l'ex direttore Jim Shooter, che insieme a Bob Layton formeranno la Valiant, diciamo. A dirigerla poi rimarrà soltanto Layton, e i personaggi di punta, diciamo, di questa casa editrice, oltre Bloodshot, erano Ixon, Manowar e Solar, oltre ai personaggi di Eternal Warrior. Eternal Warrior lo cito perché è proprio sul numero 4 di Eternal Warrior del 1992 che faceva la sua prima apparizione il nostro Bloodshot, prima ovviamente di avere una collana a solo, quindi solo per lui, in questo 1993. Ma velocemente, Bloodshot chi era? Al nome di Bloodshot corrispondeva l'agente segreto chiamato Angelo Mortalli, che era un agente, diciamo, super agente potenziato, al cui interno del proprio corpo erano stati iniettati milioni e milioni di naniti che gli potevano conferire, oltre la capacità di guarire, come si può vedere anche in questa scena, quindi una sorta di autorigenerazione cellulare, gli permettevano di avere una forza sovraumana non indifferente e la possibilità anche di interfacciarsi con macchinari, computer e quant'altro, in modo da poter effettuare un vero e proprio download direttamente nel suo cervello. Diciamo che il personaggio di Bloodshot era una sorta di commistione tra Wolverine, proprio per il suo discorso, no? Di agente segreto preso contro la propria volontà e modificato da un'agenzia governativa segreta, e una sorta anche di Capitan America e punitore al tempo stesso, soprattutto per i suoi modi spicci, come si vede in questa primissima storia in cui sventa l'attacco di un'agenzia terroristica nemica, diciamo così, in un aeroporto. E in questa stessa storia il nostro cercherà anche in qualche modo di svincolarsi dai controlli mentali dell'agenzia Rising Spirit, appunto, come si vede anche in queste scene, cercando di avere una sorta di riscatto e vita nel mondo normale di tutti i giorni. Ovviamente l'agenzia Rising Spirit non ci starà e in qualche modo gli manderà conto dei sicari, come si vede in questa scena, che però non faranno una bella fine, in quanto il nostro potenziato, evidentemente molto superiore rispetto a loro, riuscirà a farli fuori in men che non si dica. Ovviamente poi si metterà alla caccia degli altri agenti infiltrati e della stessa agenzia e proseguirà le sue avventure così. Ovviamente è un personaggio che non ho mai del tutto seguito, tant'è vero che non potrei consigliarvi neanche un albo su suolo italico in cui siano stati pubblicata questa primissima storia. Qualora poi magari
così non fosse e ci fosse una pubblicazione italiana in cui questa primissima storia è stata pubblicata, sarei ben lieto di essere smentito e magari potete anche scrivermelo nei commenti. Però tuttora io non ho trovato nulla reperibile in cui si possa essere collocata questa storia. Di Bloodshot però potete trovare le numerose pubblicazioni che la Star Comics da parecchi anni a questa parte dedica al personaggio, anche cicli recenti che sono poi anche in qualche modo stati di ispirazione al recente film con Vin Diesel. Lì però il personaggio che viene ripreso è quello di Raymond Garrison, perché nel 2012 la stessa Valiant, dopo che nel 96 era stata acquisita dalla Claim Comics, si rilancerà, diciamo nel 2012, e rilancerà con nuove origini lo stesso Bloodshot, appunto con il nome di Raymond Garrison. Ultima annotazione prima di lasciarci era la bellissima cover, appunto variant, del maestro Barry Windsor Smith, quindi è, diciamo, un posterino che potevamo trovare all'interno dello stesso albo da staccare e appendersi in cameretta, ovviamente cose che io non faccio mai, e lascio tutto intonso per gli albi sia originali americani che italiani, che nell'arco della mia carriera di collezionista, diciamo così, o più che altro lettore, ho accumulato nella mia, come dico sempre, biblioteca di ciarpame anni 80 e anni 90. Bene, detto ciò, io non posso nient'altro che salutarvi, ricordarvi di mettere un bel mi piace a questo video, iscrivervi al canale e rimandarvi quindi a una prossima pillola vetusta. Arrivederci.